L'Associazione Italia Decide, presieduta da Luciano Violante, ha presentato il suo 8° rapporto annuale. Il tema della ricerca è la digitalizzazione, una delle grandi frontiere per la modernità e la competizione. Il rapporto si sviluppa in 8 tesi e avanza 10 proposte concrete. La manifestazione si è svolta a Roma, presso la Sala della Regina Margherita di Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, introdotta dal Presidente Violante, e con gli interventi di Enrico Seta, curatore del rapporto e direttore scientifico dell'Associazione, e di Marianna Madia, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Riformare oggi la pubblica amministrazione non può essere come riformarla 20-30 anni fa. C'è stata una tale accelerazione della tecnologia che oggi noi con questa dobbiamo fare i conti in positivo, nel senso che l'innovazione tecnologica oggi offre delle potenzialità nuove e potenti per riformare la pubblica amministrazione. E la cosa che io credo deve essere puntualizzata è che non stiamo parlando solo di progresso tecnico, ma stiamo parlando di una grande potenzialità per avere un fortissimo progresso sociale. Per questo penso che sia importante aver lasciato alle spalle quell'impostazione di digitalizzazione dell'amministrazione intesa come una serie di obblighi per una nicchia di addetti ai lavori, di esperti in ogni singola amministrazione, in ogni comune, in ogni regione, in ogni ministero, ma credo che sia importante invece parlare di questo tema coniugando, unendo, avvicinando la parola innovazione alla parola diritti. Cruciale è la definizione dei compiti dello Stato che devono essere svolti in modo flessibile come esigono i caratteri della materia trattata. Concetti ribaditi anche dalla padrona di casa a Montecitorio, la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Oggi abbiamo di fronte, oggi il rapporto ci porta a ragionare su un altro argomento che a mio avviso è strategico, cioè quello dell'attuazione dell'agenda digitale italiana. Ecco, il rapporto indica questa scelta come una grande priorità per il nostro Paese e un'indicazione che a mio avviso è assolutamente condivisibile e spiego anche perché. Perché abbiamo spesso sentito parlare e continuiamo anche oggi a sentir parlare che la scelta da fare per rendere competitiva l'Italia sui mercati internazionali sia quella di abbassare il costo del lavoro. Ecco, e questo per gareggiare con i paesi che chiaramente su questo terreno hanno un chiaro vantaggio nei nostri confronti. Oggi mi pare che però ci sia maggiore consapevolezza del fatto che la strada da imboccare è invece un'altra. E anche la distanza tra le diverse aree del nostro paese. La banda ultralarga e ultraveloce può spingere in avanti alcune zone del nostro paese come il Mezzogiorno e anche quei comparti come la pubblica amministrazione il cui ritardo si fa ancora sentire. La digitalizzazione, per essere efficace, non deve fermarsi alla pubblica amministrazione, ma deve investire anche il mondo produttivo, la scuola, l'intera società. Deve essere totale. Una digitalizzazione parziale accrescerebbe l'incertezza e la confusione. L'Italia parte in ritardo, ma da questo ritardo potrebbe trarre vantaggio, evitando di cadere negli errori che hanno caratterizzato gli inizi della digitalizzazione in altri paesi e facendo tesoro delle migliori realizzazioni. Il rapporto è stato preparato attraverso una densa attività convegnistica e seminariale, si è avvalso, inoltre, del contributo di molti dei maggiori esperti del nostro paese. Il sistema pubblico di identità digitale è la premessa per una digitalizzazione totale del Paese, che è quella che serve ed è la tesi numero uno, credo che Enrico Seta, che è direttore scientifico di Italia Decide e che ha la massima responsabilità, la massima fatica del rapporto, si è assunto, ha sottolineato con forza, perché la digitalizzazione o investe tutto il Paese o non produce i risultati che si vogliono produrre, quindi questo è un dato di fondo. E nell'ambito della iniziativa romana, Italia Decide ha istituito d'intesa e con il patrocinio del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione anche un premio Amministrazione, Cittadini, Imprese.
con l'intento di rendere conoscibili concreti esempi di una pubblica amministrazione che risponde positivamente ai cittadini e alle imprese, sia in termini di qualità dei servizi erogati, sia in termini di produttività ed efficienza e quindi impiego virtuoso delle risorse pubbliche. Il premio 2016 è andato a due centri d'eccellenza della sanità pubblica italiana, la struttura di riferimento oncologico della Basilicata, il CROB di Rio Nero in Vulture e il Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Molto importante perché viene dato un riconoscimento prestigioso a una piccola struttura che sta diventando un laboratorio di buone pratiche in maniera particolare per quello che riguarda la digitalizzazione, per quello che riguarda la possibilità di assistere pazienti fragili come quelli oncologici anche al di fuori dell'ospedale, lontano dal momento del ricovero, al proprio domicilio, per costruire una rete di protezione per i pazienti che hanno fiducia nell'Istituto Oncologico di Rio Nero. Il direttore generale del CROB di Rio Nero, Giuseppe Cugno, ha ritirato dalle mani del ministro alla salute Beatrice Lorenzin il premio Amministrazione Cittadini Imprese. È stato premiato un IRCCS del Sud che ha fatto veramente un grande lavoro in una struttura piccola ma ad altissima qualità con un impact factor molto importante. L'impact factor è il sistema di valutazione delle scoperte, dell'innovazione, della ricerca che fanno i ricercatori in ospedale come appunto questo IRCCS. Un premio molto importante perché dà spazio a quelli che sono gli sforzi fatti negli ultimi anni. Per quanto mi riguarda, che mi occupo del servizio informativo, noi cerchiamo di avere un utilizzo strategico intensivo delle tecnologie per migliorare la qualità dei nostri servizi, per ampliarli e per avere un'attenzione particolare per i pazienti oncologici. La nostra esperienza è che ci abbiamo creduto, soprattutto un lavoro di squadra, sono coinvolti tutti a tutti i livelli e soprattutto coinvolgiamo anche la medicina generale, la specialistica territoriale. È un lavoro corale, un lavoro che abbiamo voluto, fatto con il cuore. Hanno partecipato al bando, indetto da Italia Decide, 34 strutture ospedaliere. Altro ospedale premiato è il Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Si tratta del primo premio a titolo onorifico assegnato dall'Associazione Italia Decide d'intesa e con il patrocinio del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. La commissione, presieduta da Vito Gamberale, dirigente pubblico e privato italiano, che tra le altre cariche è anche presidente di Grandi Lavori Fincosit, ha esaminato le domande pervenute, basandosi sulla risposta ai quesiti specifici richiesti. Il lavoro svolto dalla commissione ha tradotto in schede comparabili tra loro le attività svolte dalle diverse realtà del sistema sanitario nazionale, portando dunque alla vittoria anche l'Istituto di Ricerca Lucano. Queste le motivazioni declamate da Gamberale per l'attribuzione del premio all'IRCCS CROB, un riconoscimento assegnato ad un virtuoso esempio del nostro mezzogiorno, ad una struttura piccola ma assolutamente simbolica come efficacia, impegno e risultato. E un centro accreditato OECI come Clinical Cancer Center ha ottenuto 3 bollini rosa come riconoscimento del ruolo virtuoso e responsabile affidato alle donne, ha un'elevata attrattività extra-regionale e un rapporto di efficienza a tetti per posto letto allineato al Sant'Orsola. Questo significa che il Sud può essere uguale al Nord. Ha una significativa incidenza di ricercatori e una grande e avanzata attenzione al paziente, un'efficace accessibilità, buoni sistemi di comunicazione che offrono assistenza di telemedicina e teleconsulto. Ha avuto il riconoscimento ANAC per la trasparenza ed ha un livello bassissimo di assenteismo.